È capitato a tutti di essere in un bar e star tranquillamente ordinando un drink. La barista è gentile, sorride e ti prepara in fretta la tua bevanda. Non puoi immaginare che quella stessa barista non servirà più alcun drink a nessuno. Questa storia dimostra come le cose possono cambiare in fretta e senza preavviso e possono prendere una svolta decisamente macabra. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di gustarvi il vostro drink, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Ma prima, cavolo ragazzi, devo dirvi grazie, perché siamo già in 50.000 qui su YouTube. Cioè, non mi sembra vero, sul serio siamo tantissimi. Grazie, grazie, grazie. Sono contentissimo che i video vi stiano piacendo, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamone subito un altro. È il 2 febbraio 2012. Ci troviamo nella città più grande dell'Alaska, Anchorage. È mattina presto e un uomo sta guidando su una strada innevata in completa tranquillità. Si ferma infine in una zona con un grande parcheggio. Lì di fianco si trova un popolare chiosco bar chiamato Common Grounds. L'uomo parcheggia la sua auto e si dirige verso il chiosco per iniziare la sua giornata di lavoro. È in effetti il barista di quel chiosco e quella mattina è di turno. La sera prima invece ci ha lavorato una sua collega, perciò come sempre si aspetta di trovare tutto in ordine, tutto pronto per cominciare un nuovo servizio. Le cose però non sembrano andare come previsto e il barista quella mattina nota molte cose che non vanno. Per prima cosa usa le chiavi per aprire la porta del bar, ma nota che questa è già aperta. Inutile dirvi che lasciare la porta aperta in un locale è una cosa gravissima per un'attività. E il barista pensa subito alla collega che era lì la notte prima, la diciottenne Samantha Coing. Lei lavorava lì da circa un mese e sembrava molto preparata e professionale, quindi gli sembra troppo strano che si sia dimenticata una cosa così importante. Per quanto grave, il barista quella mattina pensa che quella dimenticanza, dopo tutto, poteva anche starci. Alla fine capita a tutti di sbagliare. Perciò entra con la solita calma. Ma quella porta aperta è solo una delle tante cose strane. Infatti, molto presto questo barista si rende conto che il chiosco non è per niente in ordine. È come se la sua collega Samantha avesse lasciato tutto com'era, come se ad un certo punto del servizio se ne fosse andata così, di colpo. Ci sono bicchieri sporchi, tazze ancora da lavare, panni stropicciati, il pavimento ancora da spazzare, insomma tutto sporco e in confusione. Come se non bastasse, quando l'uomo apre il registratore di cassa, nota che tutti i soldi sono spariti, non c'è più nulla. La primissima cosa che gli viene in mente è una rapina. Forse Samantha è stata così sciocca da aver lasciato la porta aperta, dando così libero accesso a chiunque. Oppure pensa che la stessa Samantha è scappata via con quei soldi, lasciando pure il locale completamente in quelle condizioni. Eppure gli sembra troppo strano. La ragazza in quel mese si era comportata decisamente bene, le piaceva molto quel lavoro, gli era parsa davvero responsabile, una brava ragazza. Possibile che si fosse fatto ingannare? Possibile che Samantha fosse una poco di buono? A quel punto le ipotesi sono due. O Samantha è stata un'abilissima bugiarda e ha aspettato il momento giusto per scappare con i soldi, oppure è successo qualcosa di grave, qualcosa di molto brutto. Tante cose vengono in mente, ma nessuna di queste si avvicina minimamente alla realtà, perché è accaduto qualcosa di brutale, talmente tanto che il barista non avrebbe mai potuto immaginarlo. Decide quindi di chiamare il suo capo e di informarlo della situazione. In quel momento si rende conto che la faccenda è ben più incasinata di quel che credeva. Questo perché già la sera prima sono successe un paio di cose. Dovete sapere che Samantha ha un fidanzato e con lui, non molto tempo prima, ha avuto una litigata brutta. La sera del 1º febbraio 2012, quindi, il fidanzato di Samantha si è presentato al chiosco per parlare con lei, molto probabilmente per chiarire. Arriva verso le 20:30, 30 minuti dopo la fine del turno di Samantha. Aveva fatto tardi per problemi a lavoro, ma sperava ancora di trovarla lì. Appena giunge al chiosco, però, nota che è tutto spento. Scende dal suo camion per guardare al di là del vetro del bar e per vedere se ci fosse qualcuno in giro, ma non vede nessuno. Sconsolato, il ragazzo torna sul suo veicolo e ripensa alla litigata che ha avuto con Samantha.
Si sente in colpa e vuole assicurarsi che stia bene, anche perché sa che Samantha non guida e molto probabilmente si è fatta accompagnare a casa da suo padre, un uomo single e senza altri figli. Convinto di questa cosa, le manda un messaggio, ma lei non risponde. A quel punto pensa qualcosa del tipo: ok, fanculo la litigata, devo sapere se sta bene. Si dirige così a casa di Samantha, bussa alla porta e ad aprire c'è suo padre. I due uomini parlano, si confrontano e in pochissimo tempo capiscono che Samantha è scomparsa. Non è in casa e non è neanche al chiosco. Non può essere tornata a piedi perché faceva molto freddo e c'era tanta neve. Quindi, scambiandosi degli sguardi preoccupati, si pongono la stessa domanda: dove cavolo è finita Samantha? I due uomini si siedono in cucina e tentano di contattarla in tutti i modi. Provano a chiamarla, a scriverle, a sentirla in qualunque modo. Sono davvero preoccupati. Ma dopo un po', sorprendentemente, Samantha risponde, ma lo fa in modo davvero molto strano. Risponde ai messaggi del fidanzato ed è chiaramente ancora molto arrabbiata per il loro litigio. Dice che ha bisogno di tempo per riflettere, quindi starà via per un paio di giorni con degli amici. Dirà presto a suo padre dove andrà, ma per il momento vorrebbe essere lasciata in pace. Il fidanzato mostra questo messaggio al padre di Samantha e lui rimane di stucco. Il suo sesto senso gli dice che c'è decisamente qualcosa che non va. Sua figlia non si è mai comportata così. Loro si conoscono molto bene, hanno condiviso tante cose, tanti momenti insieme. Gli sembra strano che per una litigata col fidanzato, Samantha abbia deciso di praticamente scappare senza dire niente a nessuno. Anche il ragazzo è perplesso e riesce a pensare solo al peggio. I due quindi continuano a tartassarla di messaggi e chiamate. Vogliono più informazioni, più spiegazioni, perché sul serio gli sembra assurdo un comportamento del genere. Purtroppo però la ragazza non darà altri segni, ignorando completamente tutti gli altri tentativi di contatto. E così, di comune accordo, quella sera stessa il padre di Samantha va a denunciare la scomparsa di sua figlia alla polizia. Adesso torniamo al giorno dopo, la mattina in cui il barista si è reso conto del casino lasciato al chiosco. Come vi ho detto prima, il ragazzo chiama il titolare per avvisarlo di queste stranezze, ma non è l'unico a contattarlo. Infatti, quest'uomo riceve una telefonata anche dalla polizia. Sia il barista che le forze dell'ordine fanno domande su Samantha. E presto capiscono tutti quanti in questa storia che c'è davvero qualcosa che non va. Le strade di queste quattro persone si incontrano e nel percorso è ovviamente presente anche la polizia. Pensate che uniscono tutti quanti le forze e si viene a creare una sorta di coesione tra tutte queste persone. Il barista, il capo, il padre, il fidanzato e la polizia si rendono conto che di Samantha non c'è alcuna traccia. Dal testo del messaggio e dalle condizioni lasciate al bar, sembra plausibile ipotizzare una sua fuga. Forse era davvero così tanto arrabbiata col fidanzato da comportarsi in modo piuttosto strano, ma avrebbe davvero lasciato tutto. Avrebbe rubato i soldi dalla cassa e sarebbe scappata solo per una lite. Suo padre, come anche il fidanzato, insistono che tutta questa cosa non è possibile. Certo, Samantha è un'adulta ed è libera di andare dove, come e quando vuole, ma è chiaro che questo suo comportamento non è normale. È chiaro che deve essere successo qualcosa di strano quella sera. Lei si era comportata bene al lavoro, è sempre stata una buona figlia, una ragazza allegra, seria e educata. Perché di punto in bianco avrebbe perso la testa e se ne sarebbe andata? È chiaro come il sole che in questa vicenda c'è qualcosa di losco. Non resta altro che provarlo. Infatti qualcosa si trova abbastanza in fretta. Ed è qualcosa di terribile. Il chiosco bar Common Grounds ha delle telecamere di sicurezza al suo interno. La qualità delle riprese è bassissima, come sempre, ma si riesce a vedere qualcosa. Quelle immagini rivelano una vicenda decisamente preoccupante. Mostrano Samantha, che all'inizio è allegra, tranquilla, che lavora come al solito, ma ad un certo punto qualcuno che non si riesce a vedere arriva appena fuori dalla finestra per ordinare un drink. Lei prende l'ordinazione, si volta per preparare la bevanda e quando si rigira per consegnarla fa un passo indietro e allunga le braccia in alto. Qualcuno dall'altra parte la sta palesemente minacciando. Poco dopo la vediamo che spegne le luci del chiosco e si inginocchia dando le spalle alla finestra. Resta immobile in quella posizione per circa un minuto, poi si muove verso il registratore di cassa, lo apre, prende tutti i soldi, torna alla finestra e li dà alla persona che sta lì fuori. Poi si gira di nuovo, si mette ancora una volta in ginocchio e sta ferma così per un po'. Trascorrono circa 2 minuti quando si inizia ad intravedere una persona misteriosa che si avvicina e lega le mani di Samantha.
In questo punto però la ripresa è così sgranata che non si riesce a vedere il volto di questa persona. Si capisce che indossa una felpa larga e un cappello. Comunque da lì in poi, una volta legata Samantha, l'uomo scavalca la finestra, entra dentro il chiosco, richiude la finestra dietro di sé e porta fuori la ragazza. E così i due si incamminano verso il parcheggio lì accanto. Salgono su un'auto e spariscono nel buio di quella notte innevata. Questa è stata l'ultima volta in cui Samantha è stata vista. Tutto ciò per loro è davvero incredibile e vengono travolti dalla preoccupazione. Ogni pensiero circa una fuga spontanea di Samantha ora non ha più alcun senso di esistere. Qualcuno l'ha rapita e portata chissà dove. Il padre della ragazza, che ha solo lei come figlia, è letteralmente disperato e fa di tutto per chiedere aiuto. Nei giorni seguenti contatta un sacco di gente, diffonde manifesti, chiede un sacco di soldi per finanziare la ricerca e lui stesso mette in palio del denaro come ricompensa in cambio di informazioni utili. I media quindi diffondono la notizia, ma nemmeno questo sembra servire. In questo caso, presto, interviene pure l'FBI. Ma persino loro fanno fatica a trovare una pista da seguire. Cioè, l'FBI, raga. Se neanche loro sanno cosa fare, la situazione direi che è abbastanza grave. In più il filmato di sorveglianza non fornisce molte prove. Non ci sono tracce, impronte, DNA, un numero di targa. Assolutamente niente. Ogni idea investigativa porta ad un vicolo cieco. Si indaga allora tra i conoscenti di Samantha, ma nessuno di loro sembra aver fatto una cosa del genere. Cioè, letteralmente nessuno è sospettabile e hanno tutti un alibi. Sembra terribile pensarlo, ma pare che un perfetto sconosciuto, completamente a caso, si sia interessato a Samantha. Quindi capite che non è per niente facile cercare un criminale a caso. Un criminale senza un volto o un nome riconoscibile. Comunque l'indagine sembra perdersi su se stessa e il caso rischia di diventare freddo già in pochissimo tempo. Ma una svolta finalmente arriva e purtroppo non è una svolta felice. Da adesso in poi questa storia diventa davvero terrificante. E quello che sta per accadere è il motivo per cui è diventata tristemente famosa. Praticamente il 24 febbraio, 3 settimane dopo la scomparsa, arriva un segnale da Samantha. Sul cellulare del fidanzato arriva un messaggio molto freddo, scritto in teoria da lei. In questo messaggio dà delle indicazioni e dice di recarsi presso un parco della zona, in un punto specifico. Palesemente però non è lei a scrivere e dato che sono passate 3 settimane, ormai si pensa al peggio. Le autorità vengono subito avvisate e il padre e il fidanzato di Samantha si recano nel posto indicato. Lì trovano una borsa con dentro degli oggetti. È una di quelle borse trasparenti, credo si chiamino Ziploc. Vabbè, comunque lì dentro trovano una cosa bruttissima. Una richiesta di riscatto, accompagnata da una foto in bianco e nero, di Samantha. In questa foto la ragazza ha uno sguardo assente, vuoto, non sembra nemmeno guardare l'obiettivo. Accanto a lei c'è la mano di un uomo che tiene un quotidiano locale, datato 13 febbraio 2012. In quel modo, con la foto intendo, il rapitore vuole far intendere che la ragazza è ancora viva. Evidentemente è ridotta davvero male, date le condizioni in cui appare. Suo padre e il suo fidanzato possono solo immaginare cosa ha dovuto passare in quei terribili giorni, ma almeno sono sollevati del fatto che sia ancora viva. Quindi si concentrano sulla richiesta di riscatto. Questa richiede $30.000 da depositare sul conto di Samantha. Dopo 6 mesi, se questi soldi fossero arrivati, il rapitore avrebbe rilasciato incolume la povera ragazza. L'FBI consiglia al padre di versare quella somma sul conto perché così facendo sarebbero stati in grado di risalire all'ubicazione della carta non appena sarebbe stato fatto un prelievo o un acquisto. In questo modo avrebbero non solo beccato il responsabile, ma anche riavuto Samantha sana e salva. Quindi il padre versa quei 30.000 euro sul conto di sua figlia e per 3 giorni l'FBI nota ben 3 prelievi diversi. Ogni volta gli agenti si recano sul posto, ma ogni volta del rapitore non c'è alcuna traccia. Osservando le telecamere degli ATM, notano che l'uomo in questione ha il volto tutto coperto. Non si riesce quindi a riconoscere. Per un po' di tempo, circa una settimana, non vengono registrati altri prelievi e l'attesa diventa snervante, ma il 7 marzo ne spuntano tanti altri e provengono da varie zone degli Stati Uniti, come Arizona, New Mexico e Texas. La storia si ripete, l'FBI arriva dopo che ha già fatto il prelievo e è troppo tardi per poterlo arrestare. Controllano di nuovo le riprese delle telecamere degli sportelli e notano che anche questa volta il rapitore è ben camuffato e non si fa vedere. Ma c'è un grosso ma.
È stato sì bravo a non farsi riconoscere e scappare prima dell'arrivo dell'FBI, ma una delle riprese degli ATM in Texas mostra finalmente la sua auto, una Ford bianca. E grazie a questa informazione le autorità del posto vengono avvisate. Viene detto loro di tenere d'occhio chiunque avesse questo tipo d'auto e di perquisirlo immediatamente. Passa ancora qualche tempo e arriviamo al 13 marzo. Un poliziotto texano nota un'auto parcheggiata nei pressi di un hotel. Un'auto che corrisponde alla descrizione dell'FBI. Quindi aspetta pazientemente l'arrivo del proprietario, che poco dopo arriva. Il proprietario della Ford è un signore sulla trentina, molto calmo e tranquillo. La gente lo sta praticamente spiando dalla sua vettura e sta attento ad ogni singolo movimento. L'uomo quindi sale sulla sua macchina e la gente inizia a seguirlo. In questo momento il poliziotto deve trovare un qualsiasi motivo per fermarlo e perquisirlo, perciò seguendolo attentamente su una strada nota che supera il limite di velocità anche se di pochissimo, così finalmente lo ferma e inizia a parlarci. L'uomo appare calmo, sicuro. La gente invece è ferreo, chiede la patente e prende nota del nome e cognome, e in qualche modo si rende conto che quell'uomo è il tipo che stanno tutti cercando da tempo. Dunque chiama i rinforzi e in poco tempo viene arrestato. Viene arrestato perché nel suo bagagliaio ci sono oggetti compromettenti che lasciano poco spazio alla fantasia. Trovano degli occhiali da sole, un passamontagna, una pistola e infine la carta di credito e il cellulare di Samantha. È chiaramente lui il colpevole. Ce l'hanno davvero fatta a beccarlo, questa follia è finita finalmente. E anche se lui inizialmente nega qualsiasi cosa, le prove sono così schiaccianti che alla fine cede. Ora rimane solo sapere dove tiene nascosta Samantha, così da farla riunire ai suoi cari. Inizia ad intravedersi una sorta di lieto fine all'orizzonte. Quindi comincia il suo interrogatorio, il motivo per cui tutti avete cliccato questo video. L'uomo chiede qualcosa da bere e da mangiare, si siede nella sala degli interrogatori e fa una rivelazione scioccante. Quello che disse fu talmente inquietante e macabro che l'FBI non ha mai rilasciato le sue esatte parole. Da questo momento entreremo nella parte del video più delicata e macabra, ve lo dico in anticipo. Seguitemi bene perché ora scopriamo cosa è successo a Samantha e chi cavolo è questo mostro. Lui si chiama Israel Keys. Nasce il 7 gennaio 1978 a Richmond, nello Utah. Viene al mondo in una famiglia di mormoni, che sarebbe una religione piuttosto chiusa, diciamo così. Israel è il secondogenito di 10 figli e all'età di 5 anni si trasferisce con la famiglia in una zona vicino a Colville, nello stato di Washington. E una volta lì vivono in condizioni misere, senza elettricità né acqua corrente. Iniziano anche a frequentare due chiese. La prima è la Ark and Christian Israel Covenant Church, che praticava un'ideologia basata sul suprematismo bianco. Già. Tutto a posto, normale. La seconda invece è una comunità che Israel descrisse come simile, per certi aspetti, a quella Amish, che dovreste conoscere un po' tutti grazie ai film di Hollywood. Comunque in quel periodo la sua famiglia fa amicizia con un'altra famiglia vicina. Una famiglia che a quanto pare verrà condannata per un triplice omicidio nel 96. Dopo questa esperienza Israel rinunciò alla fede cristiana e abbracciò l'esatta controparte della fede in Dio, il satanismo. Poi continuò a crescere in modo non proprio sano. Nel 1998 ha iniziato a prestare servizio per l'esercito degli Stati Uniti e i suoi compagni lo descrissero come un ragazzo dal carattere tranquillo, con l'abitudine di stare per conto suo, anche se nel weekend molti dissero che passava il tempo a bere, anche in modo esagerato, consumando intere bottiglie di bourbon. Israel si ritirò definitivamente dall'esercito nel 2001. Nel 2007 fondò un'impresa di costruzioni in Alaska, la Keys Construction, dove lavorò come operaio edile. Poi mise su famiglia e iniziò a vivere sereno, in una bella casa. Sembra che da lì in poi sia iniziato a cambiare, a commettere delitti. Ma molte altre fonti riportano invece che avesse iniziato la sua carriera criminale già dal 1998. In realtà, ragazzi, devo dirvi che i dettagli sul suo passato sono un po' dubbi, quindi prendete tutto quello che vi ho appena detto con le pinze, anche perché in alcuni siti si parla di Israel come del classico psicopatico, che già a 14 anni si divertiva a torturare animali o fare del male ad altre persone, mentre in altri non si parla affatto di tutte queste cose. Anzi, si specifica che Israel fosse una persona a posto e con un passato assolutamente tranquillo e considerato normale. Ok, ora che vi ho circa presentato Israel, torniamo al Common Grounds.
Secondo le dichiarazioni del criminale, quando si era avvicinato al chiosco, aveva in mente di volerlo solo rapinare. Giorni prima si era messo a studiare la zona, osservando per bene il bar e i suoi orari di apertura e chiusura. Quindi la sera del 1º febbraio 2012 si presenta lì, vede Samantha e le ordina un drink. In quel preciso istante, però, cambia idea. Non si accontenta più di prendere i soldi del bar, vuole prendere anche Samantha. Così, perché la vuole possedere. Perciò appena Samantha si gira per dargli il drink, lui le punta la pistola contro. Ed è in quel momento che Samantha ha fatto un passo indietro come abbiamo visto nelle riprese. E infatti le cose vanno esattamente come abbiamo visto. Lui le ordina di prendere i soldi della cassa, la lega, salta dentro il chiosco e la porta via con sé in macchina. Da lì in poi inizia il delirio. Israel aveva riempito la bocca di Samantha con dei tovaglioli, così nessuno l'avrebbe sentita urlare. Una volta dentro il veicolo però glieli toglie, minacciandola di ucciderla qualora avesse osato scappare. Israel spiega durante l'interrogatorio che Samantha è stata obbediente e composta. Seppur impaurita, ha fatto tutto quello che lui le aveva ordinato. Durante il viaggio in auto, comunque, le prende il telefono e scrive quel messaggio terribile al fidanzato, dicendo che sarebbe rimasta via per un paio di giorni. E non oso immaginare che cosa lei abbia provato. Stare lì, ferma, in un'auto sconosciuta e con un uomo sconosciuto, armato, che sta usando il tuo telefono per mentire al tuo fidanzato. Sicuramente avrà provato una grande paura, un terrore che possiamo soltanto immaginare, spero. In quel momento avrà pensato alle peggiori conseguenze. Forse le avrebbe sparato. Forse l'avrebbe abbandonata da qualche parte al freddo. Forse l'avrebbe torturata. Una volta inviato il messaggio, Israel le dice che ha intenzione di tenerla in ostaggio per un riscatto economico. Al che lei cerca di spiegargli che la sua famiglia è povera. Sarebbe stato inutile. Anche volendo non avrebbe potuto pagare. L'uomo però ribatte dicendo che avrebbero trovato i soldi lo stesso. Ma fino a quel punto lei sarebbe stata sua. Ormai sono in viaggio da diverse ore, ogni tanto si fermano da qualche parte. Durante le soste Samantha va in bagno e lui si fuma un sigaro. In questo punto forse ci verrebbe da chiederci perché Samantha non è scappata, perché non ha approfittato di quelle occasioni. Ecco, non ho trovato nulla al riguardo, ma penso sia palese il motivo. Era tenuta in ostaggio, magari aveva costantemente la pistola puntata addosso, o magari era semplicemente terrorizzata. Non dobbiamo sottovalutare la potenza della paura. Del panico soprattutto. Noi a mente fredda possiamo fare mille ipotesi e mille critiche, ma vivere certe circostanze è ben diverso. Non si può pensare con lucidità. Per cui, dopo questa lunga traversata, alla fine si fermano a casa di Israel. Lui la mette nel sedile posteriore, la copre con dei teli e le dice di stare ferma, di non provare a scappare, perché altrimenti l'avrebbe fatta fuori. L'uomo entra poi in casa, prende una benda e torna in macchina. Fa scendere Samantha bendata e la porta in un capanno. In casa, nel frattempo, tutti dormono perché lui, la compagna e i suoi figli avrebbero dovuto prendere una nave il mattino seguente. Sarebbero tutti andati in crociera per 2 settimane. Per cui, nel silenzio della sera, Samantha si ritrova nel capanno di uno sconosciuto. Israel la fa sedere su un secchio capovolto, la lega con una corda attorno al collo e fa in modo di ancorarla al muro, impedendole di muoversi. Il mostro alza poi il volume della radio, così da non attirare troppo l'attenzione. E le passa una sigaretta. Adesso si mostra quasi accomodante. La tranquillizza, dicendole che sarebbe andato tutto bene, avrebbe ottenuto il riscatto e lei sarebbe potuta andare con tutta tranquillità. Pensate che accende anche i termosifoni per tenerla al caldo. Poi esce da lì chiudendo la porta a chiave e torna dentro casa. Lì Israel si rilassa, assicurandosi che i suoi cari stessero ancora dormendo. Beve del vino e fa passare un po' il tempo. Anche qui non oso immaginare che cosa avrà pensato Samantha in quel capanno. Comunque Israel quella sera fa di nuovo capolino nel capanno e porta con sé una tazza d'acqua. Gliela porge e lei la beve. Israel ci tiene a sottolineare durante l'interrogatorio che in quel momento Samantha fosse posata, giustamente spaventata, ma ubbidiente. In una maniera agghiacciante, poi, Israel continua a rassicurarla. Le dice che ha parlato con suo padre per il riscatto e che tutto sta andando a gonfie vele. Noi sappiamo però che non era vero. Il padre di Samantha in quel momento era nel panico e non sapeva dove sbattere la testa. Intanto nel capanno il rapitore smolla un po' le corde attorno a lei e le permette di rilassarsi un attimo, le permette di sperare. Ma in realtà questa tattica era solo un gioco per lui.
In un impeto furioso, Israel la afferra con forza e la lega ancora più forte di prima. Dice agli investigatori che voleva vedere la sua reazione. Voleva vedere se sul serio stava credendo a quelle orribili bugie. E intanto lui si stava gustando la faccia incredula della sua vittima, illusa da una speranza che non si realizzerà mai. Infatti in quel momento, quando l'ha legata ancora una volta, ha visto nei suoi occhi la totale rassegnazione. Samantha, in quei secondi, ha capito che si era fatta fregare, che è da tutta la sera che quell'uomo si sta approfittando di lei. Sa di non avere più scampo, sa che non rivedrà mai più suo padre e il suo fidanzato. Con quest'ultimo poi si era lasciata in sospeso una discussione mai risolta. Avevano litigato, ma in fondo entrambi volevano chiarire, si volevano bene, ma in quell'istante Samantha si rende anche conto che non potrà mai trovare una soluzione a quella lite. Non potrà più dire niente a nessuno. Capisce che la sua vita sta per terminare e che nessuno può salvarla. Dopo averla nuovamente legata, Israel torna in casa ancora una volta. Questo per assicurarsi di nuovo che tutti stessero dormendo. Torna però subito dopo al capanno e abusa sessualmente di Samantha. Una volta finito, mentre si sta rivestendo, la diciottenne gli chiede se la ucciderà. E lui risponde di sì. E procede a mettersi dei guanti. Lei cerca di fargli cambiare idea in tutti i modi, è disperata e tenta con tutta se stessa di aggrapparsi alla vita, ma lui non cede e le conficca un coltello nella schiena, le fa mancare il respiro e poco dopo il suo corpo non si muove più. Samantha, nel momento peggiore, però, non gli ha dato la soddisfazione di manifestare il dolore. Ha cercato di rimanere impassibile, perché sapeva che lui avrebbe goduto nel vederla soffrire. Israel si è anche reso conto dell'incredibile coraggio che ha avuto la ragazza, ma questo non l'ha risparmiata dalla morte. Una volta terminato tutto, l'uomo chiude a chiave il capanno dietro di sé, torna in casa, si fa una doccia e poi va a dormire. L'indomani si sveglia come se nulla fosse e parte per la crociera con i suoi figli e la sua compagna. È assolutamente tranquillo, imperturbabile, insospettabile. E non so voi, ma io mi immagino le persone in quella crociera. Cioè, di tutta quella gente, nessuno si poteva immaginare che a bordo ci fosse un serial killer. Sì, ragazzi, ho detto serial, ma ci torniamo tra un attimo. Intanto, una volta tornato dalla crociera, Israel si dirige al capanno e trova il cadavere di Samantha ancora in buone condizioni. Ed è in quel momento che riprende piede l'idea del riscatto. Ma ricordate questa foto? Quella scattata appunto per chiedere i soldi alla famiglia di Samantha? Quella che ha fatto credere ad amici e parenti che fosse viva? Ecco, adesso sappiamo che in quello scatto Samantha era già morta. E lo era da più di 2 settimane. Israel aveva sistemato bene il cadavere della ragazza, l'aveva truccato un po' e poi l'aveva messo in modo che rimanesse eretto. Una volta sistemati i capelli e cucite le palpebre per far sembrare che fosse viva, prese un quotidiano locale e scattò quella foto. Israel ha fatto credere al fidanzato e al padre che lei fosse ancora viva. È un gesto estremamente malvagio e fa davvero ribrezzo e tristezza pensare che quella è Samantha priva di vita, truccata e cucita solo per ottenere un riscatto. Da quel momento in poi sappiamo come sono andate le cose. Durante l'interrogatorio Israel ha rivelato tutte queste cose orribili e chiaramente dette dal suo punto di vista e usando parole che non sono state rilasciate al pubblico hanno fatto inorridire addirittura l'FBI. E alla fine, come vi anticipavo prima, si è scoperto che Israel era un serial killer. In vari stati degli USA aveva nascosto dei kill kit, ovvero dei piccoli nascondigli pieni di armi e di tutto l'occorrente per commettere crimini. Così, quando aveva voglia di togliere la vita a qualcuno, gli sarebbe bastato andare in posti che già conosceva, raccogliere il materiale necessario e fare le sue cose. Non ha mai avuto un target di riferimento. Chiunque gli capitasse a tiro diventava il suo bersaglio. Si faceva guidare dall'istinto, sentendosi il padrone in ogni contesto, perché tanto aveva gli strumenti per farlo. Il corpo di Samantha viene trovato il 2 aprile 2012 e possiamo solo immaginare come si è sentito il padre e insieme a lui il fidanzato della vittima. Cioè, tutta sta storia è davvero crudele.
Israel viene processato e nel maggio 2012, durante l'effettivo processo, cerca di scappare, si rompe le manette e salta oltre la ringhiera. Ma per fortuna il suo tentativo di fuga non ha successo e le autorità lo fermano con un taser. Questo aneddoto ve l'ho raccontato per farvi capire il tipo di persona che abbiamo davanti. Un recidivo pericoloso per la società. È stato quindi ufficialmente condannato al carcere, ma il 2 dicembre 2012 è riuscito a nascondere una lama di rasoio nella sua cella e l'ha usata per togliersi la vita. Però prima di farlo ha lasciato un messaggio piuttosto inquietante, un messaggio che l'FBI rilasciò solo nel 2020. Si tratta di 11 teschi e un pentagramma disegnati con il suo stesso sangue. Erano stati ritrovati sotto il letto della sua cella e uno dei disegni in basso includeva la frase "We are one", in italiano "siamo una cosa sola". L'FBI ritiene che il numero di teschi sia correlato al numero totale delle sue vittime. Senza dubbio, Israel si è portato nella tomba tanti altri segreti. Ma almeno per il caso di Samantha abbiamo avuto le risposte. Terrificanti risposte, ma le abbiamo avute. Altre sue vittime non hanno avuto neanche questo. Data la natura orribile dei suoi crimini, i cui dettagli sono ancora confusi tutt'oggi, le autorità ritengono che non ci fosse modo che Samantha potesse essere risparmiata. Il caso di Samantha è terribile perché nessuno poteva prevederlo e nessuno poteva salvarla. Ha avuto la sfiga di avere il peggior cliente di tutti i tempi e non riesco a non immedesimarmi. Anche io ho fatto il barista e non riesco neanche ad immaginare cosa si possa provare ad essere rapiti da un cliente. Fatemi sapere se tra di voi c'è qualche barista o ristoratore che ha visto, sentito o vissuto esperienze inquietanti con dei clienti. Io trovo tutto ciò semplicemente assurdo. Ma anche voi fatemi sapere cosa ne pensate. Tra l'altro, piccola curiosità, Israel ha dichiarato più volte di ammirare tantissimo uno dei più famosi serial killer d'America, Ted Bundy. Ha detto addirittura di essersi ispirato a lui per commettere i suoi crimini, ma questa è un'altra storia e probabilmente in futuro ve la racconterò. Perciò, se siete curiosi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. Io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!